Salve, care amiche ed amici, qui il vostro Sant'Enchan. Ieri dai telegiornali ho ascoltato dell'intento di suicidio. Un altro nel Festival di Sanremo. Sembra che ogni anno ci debba essere un intento di suicidio. Sin da quando nel 67 Luigi Tenco ci sia riuscito a suicidarsi. Lui però non lo ha fatto pubblico. Lo hanno trovato morto, si è sparato. E da allora non c'è Festival di Sanremo che non abbia il suo intento di suicidio. È strano, molti hanno dei dubbi, perché riescono proprio all'apertura, durante il discorso introduttivo, a interromperlo sul nascere e a minacciarsi di buttarsi giù, superando la balaustra, proprio sopra il corridoio principale che introduce al palco, non di costato in un lato oscuro, occulto. Che tempismo! Giusto ogni introduzione del festival. Si vede che vogliono reiterare ad ogni festival il tragico suicidio di Tenco. Mi sembra un revival del fantasma dell'opera, un po' macabro. Non credo che lo facciano apposta, però forse involontariamente vogliono reiterare quel gesto per sentirsi grandi come Tenco, non so. Qualcuno dice che sono simulazioni. Certo è che per fortuna nessuno è mai morto dopo Tenco. Lui non ha avvisato nessuno e non si è buttato nel sopra il corridoio centrale. Ma però sembra la reiterazione di quel momento nel 67, come se cercano la grandezza attraverso la simulazione di un gesto epico che realmente è successo. Non so, sarà lo scheletro nell'armadio, la morte di Tenco, che il Festival di Sanremo non riuscirà mai a portare alla luce o ad occultare. Non ho idea. Questa è stata una mia breve riflessione. Arrivederci. E che magari, se su questo indagherà Marco Travaglio, qualcosa si verrà a sapere. Ciao.